Radio Sound, il ritmo che piace. Allora, siamo pronti anche per continuare a parlare di Caro Energia e lo facciamo con un'esperta, perché lo sapete che insomma questi tempi duri coinvolgono tutti, anche gli albergatori. E allora siamo qui in onda con la presidente di Federalberghi Piacenza, Ludovica Cella. Ludovica, benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti e vi ringrazio per l'invito. Allora, Ludovica, iniziamo un po' a parlare, entrare nel tema caldo, no? di queste ultime notizie, perché il presidente nazionale Bernabò Bocca, con una nota stampa nazionale, ha chiesto degli interventi urgenti a favore di voi albergatori, un po' per riequilibrare subito i prezzi di questa energia, ma anche promuovere l'utilizzo di energie rinnovabili. È veramente una situazione di grande difficoltà la vostra. Assolutamente sì, anche perché non veniamo certo da un periodo felice, ci stavamo riprendendo grazie appunto anche allo sviluppo un po' del turismo nella nostra città, insomma eravamo contenti, ma questi continui rincari di bollette ci portano a dover fare dei conti e anche delle scelte non sempre felici, come aumentare le nostre tariffe, che poi si riversano a sua volta sulle aziende, sia locali che non, perché Piacenza, essendo un turismo prettamente business, anche se, come dicevo prima, negli ultimi tempi c'è stata una miglioria anche per il turismo leisure, però rimane che il nostro zoccolo duro forte è proprio business, e quindi se dovendo aumentare noi le tariffe sarà un nuovo costo che si ripercuoterà sulle aziende. Ma che certo, già anche loro non le vedo in ottime acque, direi, in Italia. No, assolutamente no, siamo tutti un po' presi purtroppo da questo caro energia. Per quanto riguarda i consumi, mi sai dare una stima più o meno di quelli che sono state le percentuali di aumento dei vostri costi, giusto per dare un'idea anche a chi ci ascolta? Le percentuali sono altissime, si parla del triplo almeno della bolletta rispetto a prima, su costi già veramente ingenti, perché purtroppo un albergo che abbia un cliente o che ne abbia 50, sempre almeno le zone comuni le deve tenere o rinfrescate o riscaldate, la stanza rimane sempre almeno negli hotel poi più moderni, dove c'è anche una domotica già predisposta al risparmio energetico, ma un minimo di temperatura la stanza la deve avere, certo, sia nel fresco sia per il caldo. Quindi purtroppo già noi avevamo il problema del costo dell'energia, adesso sta diventando insostenibile. E quindi insomma speriamo che il governo prenda provvedimenti in questo assolutamente, senso. Assolutamente, se non vuole farci vedere morire tutti, esatto. Sì, per forza. Quindi ricordiamo per insomma anche a chi ci ascolta che quando si va negli alberghi, negli hotel, nei bed and breakfast e magari si vedono prezzi un pochino più alti, non è colpa di nessuno, non sono gli albergatori che stanno speculando, è che veramente hanno dei rincari pazzeschi e devono un attimo metterci insomma la pezza, come si dice in questi casi. Allora Ludovica Cella, intanto il presidente di Federalberghi Piacenza, la ringraziamo, ti ringraziamo tantissimo, poi grazie, magari ci possiamo risentire fra qualche mese. Volentieri. Per capire se la situazione è cambiata. Intanto ti ringraziamo, speriamo. Grazie per essere stata con noi e noi continuiamo con tutta la nostra musica. Grazie Ludovica Cella. Grazie a voi, arrivederci. Grazie, a tutti. Grazie.